skin till animal, we encrypt in the capture the beginning of a fever. Lei ha un altro, Teo. Come faccio io a riconquistarla? Allora, questa è una delle paure più grandi che le persone hanno quando si tratta di riconquista. Intanto, il lei ha un altro, bisogna anche lì andare un attimo a definirlo. Perché, ragazzi? Perché bisogna capire che dall'altra parte c'è una donna, non c'è un uomo. Il fatto che lei si frequenti con un altro può significare tutto, può significare niente, può significare anche fosse solo sesso e quindi va ad appianare quello che è anche un bisogno fisiologico, può essere anche solo esco con lui perché lui mi capisce come se non fosse la mia migliore amica, ma quasi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi magari il nuovo lui è la sua migliore amica con il pisello. È chiaro che quell'altro magari ci proverà in tutte le salse, in tutte le maniere. È chiaro che magari lei tenterà a puntini, puntini, puntini. Però ci sono mille mina sfaccettature. Quindi il fatto che magari per ipotesi ti capita di vedere il telefono e ti capita di vedere qualche messaggio con un ipotetico lui, un punto interrogativo, sta roba bisogna lasciarla un po' perdere e bisogna focalizzarsi sul fatto che non è per forza di cose un brutto segno, non è per forza di cose la morte di qualsiasi prospettiva futura di relazione. È brutto, ok? Cioè non sto cercando di addolcirti la pillola, ci mancherebbe altro, non cerco assolutamente di trasmettere questo concetto. Lo so che è brutto, lo so che fa male e conosco benissimo quel posto nel quale ti trovi perché io stesso l'ho attraversato, ok? Qual è la chiave di volta? È che bisogna capire come gestire se stessi, perché magari è solo un fuoco di paglia quella nuova relazione e magari è semplicemente un modo che lei ha per sfuggire dalla quotidianità, per sfuggire dalla pesantezza della separazione, perché noi uomini siamo un po' stupidotti da questo punto di vista e non ci rendiamo conto che anche qualora lei lascia noi, non per forza di cose lei allora è felicissima, ha questa vita fantastica, piena di persone, di emozioni, di amici e pam, sciabolate tutti i giorni con caviale. Magari non è così, magari anche lei si sente di merda, anzi è molto probabile che anche lei si senta di merda e quindi nel suo sentirsi di merda cerca in qualche maniera una valvola di sfogo, come magari tu puoi trovarla nell'alcol, ok? Non lo fare ovviamente, però per ipotesi, giusto per capirci un attimo. Quindi come riconquistare nel momento in cui dall'altra parte c'è un potenziale terzo incomodo? È difficile, d'accordo, perché diventa una maratona, quindi tu non devi farti vedere bisognoso di lei dal tuo punto di vista e non devi far vedere che assolutamente il fatto che lei si stia potenzialmente frequentando con qualcun altro è un qualcosa che a te dà totalmente fastidio. Quindi bisogna agire sulla percezione che lei potenzialmente ha di te e ha di quest'altra persona. Per far ciò però bisogna avere dentro di sé uno stato emotivo delle cose, una gestione propria emotiva della Madonna. C'è cosa che non acquisisci così solo perché esisti, ma è un modo che tu, modo di pensiero che tu devi accogliere dentro di te per poter gestire tutta questa serie di emozioni anche che creano dell'attrito oggettivamente, in maniera tale da poter agire in maniera, come dire, costruttiva e concreta in questa maratona tra te e il nuovo contendente, ok? Tra te e il terzo incomodo, chiamalo come vuoi. È fondamentale che tu ti alleni, ad esempio, nel tuo periodo di silenzio stampa per poter riuscire a gareggiare almeno fosse ad armi pari, perché poi dopo, anche se sia ad armi pari, magari c'è una storicità importante dietro, magari sei stato insieme a lei per 10 anni, ipotesi, e quindi è arrivato quello da 3 mesi, non è che può gareggiare 10 anni contro 3 mesi, sono tanti.
È anche vero che se magari sono 10 anni e 10 anni di rotture di scatole, un conto, se sono 10 anni dove magari nell'ultimo periodo qualcosa è successo, è un altro. Quindi ci sono mille, mille sfaccettature oggettivamente. Quindi quello che consiglierei arrivati a questo punto è sicuramente staccare un attimo la testa da questo discorso per concentrarti su quello che è poi la tua gestione dei tuoi flussi emotivi, ok? Perché in quel caso, se tu non riesci a gestire i flussi emotivi, reagisci di merda, reagisci magari prendendo il telefono, chiamandola, chiamandola a zoccola, chiamandola in tutte le maniere più brutte possibili, immaginabili. Fai tutte quelle cose che magari si sentono nei telegiornali, stalking, rapine o violenze, eccetera. Quindi cose estremamente spiacevoli che io non tollero, quindi mi raccomando, evita di fare queste cose qua e devi staccarti per il bene tuo e anche per il bene suo, paradossalmente. E devi concentrarti, devi farti seguire se è il caso, se sei in quella, se, insomma, se hai raggiunto il fondo più brutto del barile, devi farti anche seguire perché è fondamentale. Nel momento in cui tu capisci di essere un pericolo, soprattutto per te stesso e per gli altri, devi capire come arginare tutta questa bestia interiore, chiamiamola così, d'accordo? O perlomeno devi gestirla. La gestione è tutto. Se la tua situazione è una situazione particolare, ti invito, se ne hai voglia, se ne hai modo, di andare al link che trovi in descrizione qua sotto, sul sito www.lamancora.it, e avrai la possibilità di parlare direttamente con me della tua situazione specifica. Nel momento in cui andremo a valutare questa situazione, vedremo quali sono effettivamente tutte quelle sfaccettature che potenzialmente possiamo sfruttare o a nostro vantaggio o comunque per poter ricreare una sorta di relazione, di attrazione con l'altra persona, qualora ci fossero i presupposti. Per adesso ti saluto e ci sentiamo alla prossima.